Buongiorno, buonasera, insomma, a tutti quanti. Innanzitutto vi ringrazio perché per me oggi è una bellissima giornata dove sì, ho avuto il piacere oltre che di rivedere insomma, il mio maestro Tosato stamattina dopo un pezzo che non lo vedevo, anche di sentirmi, insomma, sentirmi vecchio in mezzo a una gioventù insomma, ancora. Che ha voglia di fare e di migliorarsi e di cambiare il sistema. E su questo vorrei dirvi anche una parola. Ieri leggevo il necrologio per Peter Rosen, che è stato uno dei maestri della medicina d'urgenza americana, che è morto a novembre. E leggendo questo obituary, che era insomma, piuttosto lungo, rivedevo tutte le difficoltà che abbiamo noi, tutti questi problemi, il fatto di non avere anche un'identità definita, di essere in alcuni contesti della nostra Italia ancora considerati forse dei pari, eccetera. Rivedevo tutta una storia che insomma è la stessa che hanno vissuto coloro che 40 anni fa hanno percorso per primi una strada che poi ha cambiato la medicina d'urgenza e ha creato davvero la figura dell'emergency physician. Quindi, io direi che dobbiamo, insomma, soprattutto a voi che avete 30 anni meno di me, dovreste lasciare da parte i piagnistei, pur in questa difficoltà che esiste, che è innegabile di questo momento, di questa grande difficoltà che c'è a livello organizzativo, con una politica che è difficile da comprendere, una politica che forse ha perso anche il potere ormai, no? E che pensa più che altro a difendere i privilegi perché il potere sa di averlo già perso e quindi è costituita anche da persone forse meno intelligenti di quelli che c'erano quando la politica aveva davvero un potere. Rendervi conto che il potere vero ce l'avete più voi che la politica. Dipende da noi stessi, soprattutto se siete tanti come voi e potete influire anche a livello societario, nelle società scientifiche. Stamattina Tosato è stato abbastanza esplicito e forse anche è più insomma, cattivo di quello che voglio essere io, ma ci sarebbe necessità che voi inondaste e ne avete la forza, cominciate ad avere la forza anche numerica per portare il cambiamento. Avete un'identità che noi che abbiamo cominciato non avevamo, perché non avevamo la scuola di specialità, abbiamo combattuto, e poi ci vuole tanta voglia, no? A chi diceva stamattina come fare a essere medici d'emergenza in un contesto che non lo vuole il medico d'emergenza. Beh, tirando fuori i due organi preferiti da Tosato e da Woody Allen, no? Quelli che ha citato stamattina. Ci vuole la testa e ci vuole la determinazione. Mi attacco al discorso del mio amico Matteo, con il quale condivido il nome, che ormai qua ci chiamiamo tutti Matteo oggi. Per dire, dobbiamo liberarci, no? Da tutte. Uno dei problemi, secondo me, che abbiamo in pronto soccorso è che perdiamo tempo a fare un sacco di cose che non servono assolutamente a niente, no? Dovremmo davvero ridurre la nostra azione alle cose che servono, togliendo via tutta una serie, no, di dime, di troponine, curve, controcurve, esami inutili, TAC che facciamo. Per insicurezza, per scarsa conoscenza o applicazione anche di quelli che sono gli score, gli strumenti che ci vengono forniti dalla letteratura e che ormai sono anche una nostra fonte di riferimento per difenderci, no, da quando le cose possono andare male. Quindi liberarsi da tutta la futilità, no? All that we can leave behind, no? Per citare un disco degli U2, no? In cui si crea un capolavoro togliendo tutta la sovrastruttura, tutto l'inutile, tutta la futilità della sovrapproduzione. E per quanto riguarda l'ipertensione, è un argomento che quanta inutilità facciamo in pronto soccorso sulla signora che non so, gli è capitato qualcosa quel giorno, ha deciso che doveva misurarsi la pressione e qualsiasi cosa gli sia capitata dipende dalla pressione e ti arriva in pronto soccorso. Quindi
Il problema dell'attacco di panico, l'ansia, l'epistasi, il mal di testa, l'ipertensione, no? E arrivano tutti trafelati, perché poi, oltre a forse a una risposta territoriale inefficace, abbiamo anche la collaborazione dei farmacisti, che quando vedono un 160 su 100 dicono corre in pronto soccorso perché altrimenti potrebbe morire, e siamo inondati da una serie di una casistica che è un po' difficile da quantificare. Si arriva a contare il 5% degli accessi in pronto soccorso, no? Che per, insomma, se io devo pensare che il 5% di un pronto soccorso come Treviso, che fa mediamente 100.000 accessi all'anno, sono 5.000 accessi all'anno di gente che viene là perché ha misurato la pressione alta. E tutto questo si riflette spesso in una perdita di tempo assoluta in esami, in terapie che non servono a niente. Questo per una volta non ce lo dice qualcun altro. No, oggi è stato citato più volte il fatto che noi ci basiamo su linee guida che sono scritte da altri. Però almeno quando insomma, qualcuno ci scrive le nostre, fra i nostri, cerchiamo di seguirlo. No? E per quanto riguarda la gestione dell'ipertensione asintomatica, no? Quella che inonda più frequentemente i pronto soccorso di codici bianchi, e, o di quelle false pseudo emergenze che sono legate a delle alterazioni della pressione, che sono reattive a situazioni che non hanno nulla a che vedere con la depressione, no? Perché tutti noi sappiamo che l'epistasi può essere la manifestazione di una CID nell'encefalopatia ipertensiva. Ma quante ne avete viste voi? Cioè io penso che in 22 anni di carriera ne ho viste due di encefalopatie ipertensive e nessuno aveva l'epistasi, fra l'altro. Mentre di epistasi ne vediamo ogni giorno. No? Quindi non facciamoci coinvolgere dal panico dell'otorino che no, spesso ci manda il paziente che ha visto l'epistasi perché la pressione è alta e noi a volte ci facciamo anche trascinare, andiamo a trattare patologie che non c'entrano assolutamente nulla con l'ipertensione arteriosa. Sì, adesso sì. E quindi questa clinical policy, che insomma non è neanche così recente, si è posta questi due interrogativi, se ha senso. Qual è l'emergenza ipertensiva? No? L'emergenza ipertensiva è quella del paziente iperteso che ha il danno d'organo. No? Quindi cioè, tutti noi sappiamo che l'ipertensione di per sé è un fattore di rischio cardiovascolare importante, no? Io non voglio sottovalutare questo aspetto. Però la cosa diventa importante per noi e deve essere affrontata nel momento in cui abbiamo un danno d'organo acuto in atto. È quello il contesto in cui dobbiamo intervenire. Tutto il resto, che è la maggior parte dei nostri accessi, può essere tranquillamente demandato alla medicina generale o agli ambulatori specialistici, no? A seconda del paziente che abbiamo davanti e del contesto in cui ci troviamo. E non è nemmeno importante, ci sono studi che hanno dimostrato questo, iniziare a trattare questi pazienti in pronto soccorso. Se sono asintomatici potete tranquillamente demandarli. Questo, diciamo, è il succo delle cose che io ero chiamato a dire. In realtà insomma, è un po' povero dire bene, avete il paziente con l'ipertensione asintomatica, tranquillizzatelo, dategli il foglio del ticket e mandatelo al medico di base. E, però in realtà insomma, è una cosa che dovreste e dovremmo imparare a fare, perché il fatto di togliere, no, togliere gente, togliere confusione per concentrarci invece sui pazienti che meritano, sugli ipertesi anche che meritano, ci permette poi di lavorare bene su quei pazienti là in cui invece il nostro lavoro ha realmente un impatto.
Volevo dire qualche altra cosa su questa, anche sul concetto di ipertensione arteriosa, no? E, beh, innanzitutto questa clinical policy viene da una società che è la ACEP, no? Di medici d'emergenza, quindi insomma ci siamo lamentati tutta la mattina che seguiamo le policy degli altri e per una volta ne abbiamo anche una nostra, che comunque è assolutamente condivisa in dalle linee guida dell'ipertensione sia americane che europee. Il fatto di doverci appoggiare su linee guida di altri è vero che è un po' una nostra frustrazione, no? Ma questo dipende un po' da un nostro ritardo storico, no? Scientifico. Noi siamo arrivati, insomma, l'identità del medico di medicina d'urgenza formalmente nasce 10 anni fa con l'istituzione della scuola. Ci vorranno 20 anni perché diventi una figura riconosciuta, no? E in sede, diciamo, nazionale, no? Perché in alcune sedi, insomma, grazie al lavoro dei maestri che ci hanno educato, questo è già così. Però non dobbiamo sminuire troppo le linee guida degli altri. È sempre meglio conoscerle, primo perché spesso, insomma, sono anche linee guida che al loro interno contengono delle informazioni che ci sono utili. E il fatto di saperle ci dà anche molta credibilità nei confronti degli specialisti, no? Quando è necessario chiamare lo specialista per fare il salto di qualità, no? Nel paziente che ha bisogno di il cardiologo, no? Ad esempio, se noi chiamiamo il cardiologo nel contesto della sincope o dello scompenso perché riteniamo che quel determinato paziente non sia semplicemente un paziente che è sincopato, ma un paziente che ha bisogno di un intervento del cardiologo perché ha bisogno di fare un'angioplastica o di mettere un ICD o di mettere uno stimolatore. E nel momento in cui dimostrerete di avere le competenze, di conoscere la materia, avrete anche più rispetto e più credibilità all'interno dell'ospedale. E nel momento in cui avrete bisogno del cardiologo, questo correrà in vostro soccorso, perché saprà che se lo chiamate per qualcosa di serio e non per qualsiasi paziente che avete visto. Per quanto riguarda la misura della pressione in pronto soccorso, questo è un altro elemento sul quale dobbiamo riflettere, no? Perché frequentemente vediamo valori di pressione totalmente sballati in pazienti che vengono buttati su una barella, da una parte si mette, no, un bracciale ma spesso inadeguato, dall'altra mentre misuriamo la pressione da una parte si fa il prelievo dall'altra, e effettivamente tutti questi valori di pressione sono assolutamente fasulli. Io non sto qua a ripetere come si fa a misurare la pressione, ve lo andate a leggere se non lo sapete, però insomma è buona norma, poi, diciamo, anche nell'osservare i pazienti con la pressione alta, di avere un po' di calma, di tranquillità, perché insomma è evidente che la maggior parte di questi pazienti, messi in un contesto di tranquillità per un periodo anche limitato e ripetendo la misura della pressione, poi in realtà misurano pressioni che sono totalmente differenti da quelle che avete registrato all'inizio. L'altro punto che vorrei richiamare è che spesso, allora, il fatto di abbassare la pressione nei pazienti non solo a volte non è utile, il paziente asintomatico senza danno d'organo, in acuto non è utile, ma a volte, e questo anche nel paziente sintomatico col danno d'organo, può diventare molto dannoso. E qui viene un po' il sottotitolo che avevamo messo alla relazione, no? La sindrome della clonidina facile. Non starò qua a ripetervi i concetti di fisiologia che tutti sappiamo sull'autoregolazione della perfusione cerebrale, ad esempio, no? Ma insomma, dell'autoregolazione della perfusione di tutti gli organi, no? Noi abbiamo un sistema complesso che regola il circolo, no? Che va dal cuore a tutti i vari sistemi angiotensina intratissutali che ci sono nei vari organi, eccetera. Allora, l'autoregolazione funziona bene, regola il flusso cerebrale, ad esempio,
in ambiti di pressione che vanno da un certo tot a un certo tot, no? Una persona normale, insomma, tra i 70 e i 140 di pressione media, che è un ampio margine, il nostro cervello, il sistema vascolare, no? Le arterie del nostro cervello regolano i flussi a seconda del bisogno e regolando la perfusione all'interno di questi ambiti. Negli ipertesi poi questi ambiti sono un po' spostati anche verso l'altro e il sistema viene recircolato. Se poi pensiamo che abbiamo una popolazione sempre più anziana, dove i sistemi chiaramente non sono più quelli di un giovane di 30 anni, possiamo pensare che bruschi cali della pressione possono creare dei danni maggiori che non dei benefici. Per cui anche qui nel controllo della pressione utilizziamo dei farmaci che siano titolabili, che non siano farmaci che danno delle risposte imprevedibili, che ci danno dei cali di pressione che sono esagerati e che mettono fuori controllo i sistemi di autoregolazione, perché non solo non saremo utili al paziente, ma gli faremo anche dei danni maggiori. E questo, sapete, esiste nell'ictus, nell'infarto, in tutte le patologie in cui c'è un danno d'organo, con differenti target che dobbiamo darci, no? La regola generale è non mai abbassare più del 25% della pressione media, no? nelle prime 1-2 ore, e soprattutto appunto evitare quei farmaci che non sono ben titolabili, tipo appunto la clonidina, no? Che ci abbassa la pressione spesso anche bruscamente, causando sincopi, causando dei problemi che sono imprevedibili o forse prevedibili. Per cui, se andate a vedere ad esempio le linee guida, la clonidina non c'è più, come non c'è più la nifedipina sublinguale, che andava molto di moda ai tempi in cui io ero specializzando era il primo farmaco che si utilizzava. Dopo sono usciti i lavori che hanno dimostrato che era assolutamente pericolosa. Concludo dicendo che ci sono 5 domande che potremmo farci davanti a un paziente iperteso, vero iperteso, non quello che ha 150 su 95, no? Che arriva in pronto soccorso. Cioè, la domanda è: c'è un danno d'organo acuto? E soprattutto domandarci se è una donna in gravidanza, perché là scatta chiaramente il problema dell'eclampsia, che deve essere affrontato con molta determinazione. Se siamo davanti a una sindrome, a un'intossicazione, cioè un eccesso di catecolamina che può essere determinato da un'intossicazione, insomma, da cocaina, da anfetamine, da LSD, ma anche da una brusca sospensione di beta bloccanti o da situazioni rare tipo quelle del feocromocitoma. Se c'è un dolore toracico sospetto, no. Pensare alla dissezione aortica, che ha dei target che sono un po' più bassi rispetto agli altri nell'abbassamento della pressione. E se abbiamo dei disturbi tali da ricondurci al problema dell'encefalopatia ipertensiva, che ormai alle nostre latitudini è una malattia abbastanza rara, perché mediamente un cinquantenne che arriva in pronto soccorso come minimo fa 3 farmaci, di cui uno è l'omeprazolo, gli altri 2 sono antipertensivi. Però insomma capita di vedere, a me è capitato in 2 occasioni di vedere questo problema. Una era una paziente italiana che non si curava, insomma, che aveva un'ipertensione non controllata da anni, e un'altra era una paziente africana che chiaramente aveva un problema, insomma, probabilmente ipertensione secondaria, per cui aveva avuto un danno progressivo molto rapido e in questi casi qua ci troviamo davanti a davvero delle emergenze che richiedono una terapia intensiva. E poi, se appunto siamo di fronte a un'ipertensione arteriosa nota non controllata, perché questo qua, tutto questo implica anche una ricerca di quelle situazioni che sono rare, no, nella globalità, ma sono quelle situazioni che possono nascondere, e che forse queste sì meritano l'ambulatorio specialistico, tutte quelle che sono le ipertensioni secondarie, no? Che vanno dal feocromocitoma già citato a tutte quelle situazioni legate sia all'ipertensione renovascolare, alle forme endocrine, dall'aldosterone, eccetera. Su questo io chiuderei anche dicendovi che
Le linee guida probabilmente le conoscete e anche se non sono nostre, insomma, ve ne consiglio la lettura, soprattutto per i capitoli che riguardano l'emergenza. E il concetto comunque principale che resta è: togliamo via tutto quello che non serve e andiamo a fare le cose utili. L'altra linea guida appunto disponibile sul mercato è quella, sono quelle americane che insomma sono tutte quante a disposizione su internet. Grazie.